Quello che io ho voluto dire all'azienda è che il sindaco ha una responsabilità sulla salute dei cittadini e intende esercitarla. A termini di testo unico enti locali, articolo 50,5, il sindaco può emettere ordinanze contingibili urgenti quando ne ricorrono i termini in vari ambiti, compreso quello della salute. Non mettetemi in condizione di farlo, non l'ho fatto per 4 anni, ho un anno davanti e sono disposto a farlo. Potrebbero arrivare anche provvedimenti eccezionali da parte del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli se non dovessero migliorare le condizioni della sanità aretina. Questo è uno dei messaggi chiave della seconda edizione degli Stati Generali della Sanità al Teatro Petrarca, in cui istituzioni, professionisti e ASL si sono confrontati su presente e futuro. Negli ultimi anni abbiamo subito una serie di riduzioni di personale, di risorse, di centralità, di servizi. Tutto questo ha portato a un impoverimento dei servizi resi e i servizi ancora sono appena sufficienti grazie solo al grande impegno dei professionisti e al senso del dovere dei dipendenti e degli operatori sanitari. Non è possibile continuare in questo modo, non è possibile varare la linea. Si tira una riga orizzontale e si fa poggio e buca fa pari, si toglie ad alcuni per dare ad altri. Ho anche chiesto che mi aiutassero a poter promettere ai miei cittadini quel miglioramento dei servizi di cui oggi essi hanno bisogno e per i quali mi sto battendo. Sicuramente ripristinare alcune figure professionali come alcuni primari che sono andati via e che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'azienda, sicuramente investire sui collaboratori medici e sul personale d'assistenza e poi iniziare una fase di ammodernamento delle strutture ospedaliere e territoriali. Finalmente alcuni primari sono stati assunti, altri sono in corso di nomina, credo che questa situazione migliori rapidamente. La giornata di oggi, che non vuole essere una lamentazione ma vuole essere un punto fermo rispetto ad un tema che è quello della sanità, dove abbiamo sempre detto col sindaco Ghinelli non lasciamo deleghe in bianco, ma soprattutto abbiamo il diritto ed il dovere di dire ciò che non va, e ciò che non va si traduce in una parola: meno servizi, meno risorse, meno investimenti da molti anni su Arezzo. E questo non è accettabile. Io sono molto contenta che la Regione abbia investito tanti milioni di euro su Grosseto, perché è ovvio che sia contenta che sia così. Ora però la domanda è: quando arrivano da noi investimenti pari rispetto a bisogni uguali?